Tavoli e sedie fuori dai bar, ristoranti e pub, sì o no? Questo è l'interrogativo che i titolari degli esercizi commerciali ancora oggi si chiedono. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi dell'assessore allo sviluppo economico Massimo Bellomo, che ai nostri microfoni aveva annunciato la proroga dell'uso del suolo pubblico sino al 31 marzo, in attesa dell'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento dei DEOR, sembrerebbe che nessuna comunicazione ufficiale sia giunta ai titolari degli esercizi commerciali. È stato detto a noi quello che è stato detto a voi, nel senso che si sarebbero prodigati per la proroga. Ci è stato detto verbalmente che la proroga sarebbe stata spostata fino al 31 marzo, però ad oggi non c'è niente di ufficiale che ci dica che possiamo in effetti ripristinare tavoli e sedie all'esterno. Ci sono ancora belle giornate e noi non possiamo offrire il servizio in più che è quello dei tavoli esterni. Abbiamo ricontattato l'assessore Massimo Bellomo per sapere a che punto è l'iter amministrativo per richiedere la proroga dell'uso del suolo pubblico dopo la firma della determina. La determina è in corso di predisposizione presso l'ufficio SUAP. Non conosco le ragioni per le quali i commercianti non rispondono, comunque chi vorrà potrà presentare un'ulteriore richiesta di autorizzazione, perché solo in questo modo si potrà accedere ai benefici dell'aliquota fiscale ridotta dell'80%. Quindi è un atto dovuto e un procedimento amministrativo che deve essere svolto in questa maniera. Chi vorrà potrà presentare l'istanza e otterrà l'autorizzazione a poter esporre sedie e ombrelli fino al 31 marzo 2016.